Mi tocca dirvi buco del culo. Mi tocca dirvelo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno bellezze, buongiorno. Grazie a Diamante-chan per i 7 mesi. No, era di ieri, perdonami. Grazie ad Ange per i 20 mesi, perdonami. E a Lilith per la conversione. Buongiorno e grazie. Grazie, giorno. Come andiamo? Io devo conservare un po' la voce perché oggi pomeriggio devo fare di tutto di più. ieri l'ho bruciata via. Mamma mia. No, oggi niente rimming. Lore, grazie per i 21 mesi. Come sto? Bene. Anche se ho l'ugola, come dicevo all'Ale, ho l'ugola che sembra il cappello di uno del Ku Klux Klan. Ed è una roba strana. Danny the Dragonborn, grazie per i 36 mesi. Grazie a Saro Real per i 56 mesi. Buongiorno. No, non ho neanche fatto colazione alla fine. Ho bevuto un caffè, ma... non ho energie. Buongiorno. È particolare, però ha quella forma lì. Che dobbiamo fare? Lo faccio vedere. Ah, non so se riesco. Ah. Sei proprio puntito. Buongiorno. Certo, Lore, come tutti i giorni. Che senso, Arx? Sei tu che mi avevi mandato la mail? Charlie, auguri! Anche se ti prendo sempre in giro, lo sai che lo faccio con affetto e mozzarella dritte nel ketchup. No, no, no. Sei tu. Allora, ti devo chiedere scusa perché non ti ho ancora risposto, perché sono incasinato con 1000 preparativi per la Gamescom. Settimana prossima... vedo di organizzarmi, magari per il lunedì o martedì. Va bene? Perché è un po' un casino, perché dal 14 al 17 sono da Green, che grigliamo. Poi il 19 parto e me ne vado a fare in culo. A Colonia. Non stavo parlando a te, Charlie. Non stavo parlando a te. Charlie, non stavo parlando a te. Charlie, cos'è questa mania di protagonismo, eh? Stai tranquilla. Buona, cuccia. No, certo, ma infatti non è che non ti ho risposto perché non volevo risponderti, semplicemente ho ancora la mail lì. Poi ieri i commercialisti mi hanno mandato... vabbè, insomma... ho avuto altri casi. Oggi esce un video, tra l'altro, un po' deep, in cui tiro fuori il cazzo. Guardatelo. Perché non è censurato. E... boh, non c'ho altro da dirvi. Alle 15? Non ho mai pubblicato alle 15. No, alle 18. Però è il mio Yusam. Poi, allora, oggi dovevamo giocare il giochino... porca troia, l'hanno aggiornato adesso. Bastardi. Cosa facciamo? Il change... intanto vediamo se ha messo veramente l'inglese. Non lo vedo proprio. Vediamo.
Nel caso facciamo il change o proviamo comunque questo? Io andrei su questo comunque, che ormai l'abbiamo avviato e tutto. Certo che sono dei bastardi ad avermelo pacciato 4 minuti dopo che è partita la live. Il nuovo gioco di Natsu, sì. Perché mai ho fottuto anche lo schermo? Ma è tutto in giapponese. Merda, invece all'inglese. No, domani, dai. Domani. Teniamocelo per domani. Ormai oggi proviamo questo, anche perché mi ha dato la chiave, dai, mi pare brutto. Porca troia, io sono molto contento però di questo Natsumon. Cioè, già il fatto di giocarlo in inglese non mi va a genio, però sembra un gioco talmente tanto bello e talmente tanto per me e per noi che dobbiamo assolutamente provarlo. Anche se mi ha fottuto la risoluzione di tutti i monitor adesso. Tieni, in caso questo ti faccia schifo. Ah, possibile. Allora, questo qua me l'hanno venduto come un city builder, come City Skyline 2, però più bello. C'è letteralmente quello che ha scritto nella mail. Quindi vediamo. Era partito il treno, e chi l'ha visto? Bravo Natsu, bravo, complimenti. Così si fa? Così, fai come tuo fratello, no? Timbra e non presentarti. Bravo, 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 bravo. Bravissimo, bravissimo. Complimenti, bravo, bravo, veramente bravo. Complimenti, no, veramente, complimenti. Bravo e complimenti, sai? Tutte le persone che appaiono in questo gioco sono fittizie. Qualsiasi somiglianza con persone viventi è puramente casuale. Ma è un city builder. Cosa dovrei vedere? Uno per strada e dire: è mio zio! No. Boh, ok. Credo. Non so perché avevano messo in maniera. Allora, l'italiano non è proprio pronto. L'ho scoperto stamattina. Oh, beh, che fatica. Perché vedete c'è scritto in progress. Quindi speriamo bene. L'audio mi sembra ok per adesso, vediamo in game. Allora, io volevo iniziare in Italia, ma ovviamente dobbiamo andare a Napoli. Guarda qua, a casa di quello lì. Che poi difficoltà della mappa. In base alla quantità di risorse in cui la mappa ha accesso, oltre che al paesaggio naturale della mappa, montagne di riserve naturali, difficile costruzione della città. Allora, c'è Rio de Janeiro, che è easy. Città del Capo, che è easy. Ostia, Città del Capo easy, va bene. Napoli, che invece è hard. Sandbox, vabbè, sandbox non è. La mappa può essere sbloccata in gioco, quindi Hong Kong, quindi no, non si può Hong Kong. Vancouver ne ha, no, su Vancouver sì, Hong Kong no. E poi c'è New York. Io direi di andare a Napoli, dai, città nuova, come nome della città, New Amsterdam, Napoli. No, in che senso? New Napoli. Ecco qua, vai, diamo questo tocco bene. E il sindaco è... Umido Paperini.
Umido Paperini per la pizza. Lucky Tony, Workers Resources Soviet Republic, sì. L'hai già provato? Ah, allora, è in lista, però attualmente non ho abbastanza cervello per dedicarmici. Sembra essere un city builder fighissimo, un gestionale della Madonna, però mi serve il cervello. Città trovata. Facile, normale. Normale, che non fa? Normale. Ho cliccato, sì. Era meglio Neonapoli invece di New. Azz, vero. Welcome. My name is Ronnie, lead Ciao. Engineer and official voice of the High-Rise City Project. Okay. Our analysis of the data collected worldwide has shown that you are the best person for the new position of project manager. Io. Your vast experience in strategy is unparalleled. Va bene, va bene. Esercitazione di gioco. Personalizza l'HUD in ogni finestra per... Ah, vabbè, chi se ne frega, sì. Abituati ai comandi base. Sì, vabbò. Sì, va bene. Sì, va bene. I soldi, abbiamo 400.000 euro. Tra l'altro possiamo anche ingrandire un po' l'HUD, avevo visto. Perfetto, che dite? Oh, streghetta! Posso dire che visivamente è abbastanza una merda? Che peccato, quando usano la Real, proprio... Boh. Mi dà questo effetto fasullo che non riesco ad accettare. Numero di abitanti, le risorse disponibili... Menu costruzione. Ok, però non abbiamo la strada, cioè non... No, non voglio annullare il tutorial, è che non abbiamo la strada. Ah, ecco qua. E da dove parte la strada? Cioè, sì, ho capito che posso spostare. Ma arriverà da qualche parte, no? Cioè, io faccio una strada. A posto. Che vento. A me sembra parecchio cheap, poi va bene, sarà meglio di City Skyline, ma mi sembra insomma un po' una merda. E qua ci mettiamo le case così. No, vabbè, facciamo così. Finito i soldi. E il materiale. Ho fatto. Seleziona strada menu. L'ho già fatto! Che belle queste persone. Sono contente. Gli manca la corrente, è certo. Ascolta, sì. Ah, devo cliccare su quello. Ok. E gli manca... L'avevo capito che gli manca... Sì. Sì. Che poi... Cioè, quanta gente è arrivata a vivere qua nel mentre? 20.000 persone per casa. Come funziona? Sì. Costruiamo una turbina eolica. E come funziona? Ce la metto dove mi pare? Qua sul mare. La terra non vi appartiene. Va bene, ecco qua. Tiro i tralicci. Oh.
Quindi prima serve la stazione elettrica. Però questo non ho mica capito. Ok, quindi ho fatto. Posso essere sincero e dire che non mi sta piacendo granché. Cioè, è tutto brutto visivamente, mannaggia. Allora, sembra la brutta visivamente la brutta imitazione di City Skyline, però dicono tutti che il sistema di gestione e quant'altro è fatto meglio. Però è troppo brutto. Tyrex, grazie per i 2 mesi. E grazie a Finice per i 46. Cioè, non mi sta proprio conquistando, devo essere sincero. C'è tutto l'HUD, tutte le cose 3D. Poi è bellino perché ci sono un bel po' di dettagli, tutte queste persone. Però non... Potessi non dirlo perché si vede che ti sta piacendo. Questo è il solito problema dell'Unreal, che personalmente non mi piace per niente quando la sfruttano per forza. Perché l'Unreal ti permette di fare robe fighissime, fotorealistiche. Il problema è che se non gestisci bene le ombre, tutto questo effetto qua... Che cazzo è sta roba? Lo rende super cheap. No, dicono che è più bello City Skyline perché è migliore la gestione dei soldi e quant'altro. Costruire un supermercato, e dove Seo? Cioè, sti menu fanno cagare al cazzo però, Io proprio non la sopporto in Unreal, preferisco Unity a sto punto, se dobbiamo mettere. Ah, il pescatore, che figo! Vedi, queste robe qua City Skyline non te le dà. A me piace un botto sta roba qua. Fattorie di verdure. Sì, ma quanta roba devo fare? Scusa. No, non ho capito. Le verdure sono un bene di consumo. Scatta. Aiuto. Ok. Sì. E poi? Come? Sì. Ma collisione con che? Che vuol dire collisione? Scusa, non c'è niente. Cosa mi sta sfuggendo, ragazzi? Non ha senso che non abbia i soldi, scusa. No, ce li ho. Forse perché non gli arriva l'acqua? O forse perché deve essere chiusa la strada? Ok, proviamo così. Doveva essere recintato. Va bene. Build the shipping company next to a road. Non mi sono rotto i coglioni, scusatemi, lasciamo perdere. Within that radio. No, 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 no. Scusatemi, scusatemi.
Non, no. Mamma mia, veramente, mamma mia. È che l'altro purtroppo è uscito in italiano e quindi mi tocca far così. In italiano, magari, in inglese. Fosse uscito in italiano mi sarei spogliato nudo. Ma ha fatto, allora, visivamente amore mi faceva proprio sboccare, quindi niente, che dobbiamo fare? Poi le scelte stilistiche anche. Vabbè. Come non detto, un cambio di rotta perché è uscito l'italiano di Natsumon, che probabilmente è il nostro GOTY di quest'anno. Ci vediamo qui. Ecco qua. Ecco qua. Gioca. Ho letto italiano e inglese nella storia. Ricordo più. Sì, ho giocato ad anno. In realtà avevo anche un piano C. Ho detto italiano? Sono un coglione. Volevo dire inglese, non italiano. È che sono un cane in queste cose, scusate. Aspettate che sistemo che... Abbassiamo un po' la musica, eh. Che dite, va bene? Che pare che bisogna uscire dal menu per salvare. Qua non so che cazzo voglia dire. Controllo il type C. Lasciamolo type C. Ok. Ecco qua, non era granché Full Vision. Credo che abbia messo di default la C perché ho il controller Xbox, perché il gioco è uscito su Switch e solo dopo è uscito su Steam. Quindi probabilmente la A è Switch, la B è PlayStation perché comunque è un gioco giapponese e la C è l'Xbox. Enter name. Allora, questo gioco qua mi ricorda tantissimo Summer Memories, che è uno dei miei giochi preferiti. E purtroppo il problema di Summer Memories è che è un gioco porno e non lo posso giocare in live. Questo qui è la versione non porno. L'audio è altissimo, però non ce la faccio più. E parla di... 久しぶりに帰ってきたな。ねえ。
Parla appunto di questo ragazzino che insieme ai familiari circensi viene in una città rurale giapponese ad agosto, quindi è per noi. È un gioco che parla di vacanze in Giappone rurale. Ditemi se non è il mio gioco. È il seguito di un gioco per PlayStation 1 e forse ne è uscito anche uno PlayStation 2, ma è arrivato in Occidente. C'è anche il testo per cantare. Mettono sempre troppo Bloom nei giochi per Switch, comunque. Per voi è basso l'audio? Rispetto a me. Ah, ok, rispetto a me. Adesso come va rispetto a me? Perché mi sono alzato ieri. Ecco, l'unica cosa che non mi attizza di questo gioco è il circo. A me fa cagare il circo. この人はとことこくん、いわゆる醤油顔。お疲れ様でした。京子さん、うちのサーカスの団長さん。こんにちは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 。こ
Sì. Kyoko è la proprietaria della casa. Però i dialoghi vanno un po' troppo spediti, dobbiamo rallentarli. Si può mettere. Tutti ridono. La spina dorsale della troupe, vabbè. Ma che ha detto Tokoko? Allora, quanto in alto pensi di arrampicarti da solo? Non lo so. Dove devo andare? Lasciami stare. Sei in quarta elementare. Hai 10 anni. Sì. E beh? Papa-san, circus no aza wa mada oshiete nai desu ka? Bravo, bravo, fammi seguire i miei sogni, che il circo mi fa schifo. 10.000 yen all'ora per le lezioni di circenseria? Oh. Ok. No, sinceramente... dov'è il tavolo? È lì, lo vedo. C'è una scrivania, sì, eccola lì. Ma è bella. Devo fare gli summer study. Quindi dove dormo? Devo chiedere tutto. Ah, il suo nome significa oggi e domani. Già,
Soto de asonde oide? Va bene. C'è un po' di tempo prima di andare fuori, divertiti. Copro le scelte, vabbè, adesso non è che se fossero delle scelte guerra e pace, cioè, vediamo. Allora, apri il diario, è proprio come Summer Memories, che bello. Cosa succede qua? Perché mi connette la chat? Aiuto. Solo che qui non si disegna il ragazzino che si chiava la zia e le cugine. Average length. Ah, quanto mi va quella... Allora, io ho mangiato questa granita qui in... che bello, già i ricordi del Giappone che riaffiorano. Ho mangiato in Giappone questa granita qua che ho trovato una sola volta, tra l'altro nel ristorante quello You Can Eat. Ed è una granita fatta di ghiaccio, latte e fragola sopra, ma è di una bontà... Porca troia. Non ho capito, cos'è servita però questa cosa? Vabbè. L'audio con me sembra bassino adesso, effettivamente. Forse me lo sono alzato per errore io. Che dite? Carina la mappa. Va bene così? Adesso non so se mi si è impallata la chat. Così sembra ok, perfetto. Are, non daro. Sore wa kono machi no shougakkō no sensei ga boku no tame ni motte kite kureta no de aro. Ok. Natsuyasumi benkyō setto datta. Konchū saishū setto e nikki. Radio Taisou card. Ragazzi, è identico, bisogna prendere gli insetti, fare i compiti. Porca miseria. Oti, grazie per i 38 mesi. Ok, questo qui è il diario, però non posso fare le altre cose per adesso. Perfetto. Ok. Shilamont, grazie per i 28 mesi. Ispezioniamo. E la valigia della mamma. Io adesso, vi giuro, mi sdraierei qui e ci vivrei questo letto. While sleeping, nude is permitted. E qua, ok. Andarci in giro, invece, no. Ok. Va bene. Ah, queste sono le uniche regole che ci sono. Ok, ok. Puoi dormire nudo, ma... non andare in giro, va bene, lo accetto. Ok, perfetto, qui ci sono i controlli, c'è il dash, jump, crouch, non jumpa qui. Io da dove sono venuto? Da qua? No, che bello! Ci sono i futon... No, non puoi saltare sui futon. Valigie, le cose. Ma poi anche lo stile dei personaggi. Guardate che bello che è. Guarda che si mette le scarpe. Sì. No, però scusami. Non devo parlare con la signora? No. Destination marker, ok. Oh, va bene. Però non è che abbia un obiettivo vero e proprio attualmente. La gestione della mappa fa un po' cacare. Però vabbè, ce lo facciamo andare bene. Cioè andrei a parlare con la signora. Appunto. Aiuto, che fa matto?
Ah, qua ci siamo stati, ci manca stare qui. Ok, sono tutte. C'è un letto che ha un odore sospettoso. Qualcuno ci ha cagato? Volevo sapere in che punto del Giappone siamo. Harold Halibut, ok. Madonna, che bello tutto, ragazzi. Frank, l'ho ripetuto 150 volte, basterebbe stare attenti però anche tu, eh. Si possono pescare i pesci e metterli qua dentro, probabilmente. Oh, mamma mia, guarda, io sto piangendo il bagno. Andiamo in bagno. Aspetta che mi ha scritto la roba e dico... Ecco qua, che le dico che deve assolutamente vedere questa roba in live. Nostalgia del Giappone, tantissima. Cioè, io vivrei in un posto del genere tantissimo. Warabe wa mitari no naka no bara. I have a side dish request. È bello adesso il tempo. Mi chiamano la donna della pioggia. Vabbè. Le posso chiedere che cosa farmi da mangiare? Ok, se le porto il pesce, lei me lo cucina. Che è identico. Cambia solo che non ci posso fare sesso. Ok. Oh, che bello, ragazzi! Arrivederla! Ah, uno! Devo parlare solo con lei? E che cos'è lo sticker che mi dà? Ah, mi dà un aumento dell'energia. Ok. 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 Sì, va bene. Grazie Reggio per i 32 mesi. Sì. Perfetto. Quindi qua ci sono tutte le cose che dobbiamo fare. Colleziona gli sticker per arrampicarti più in alto. E mi dà dei posti. Va bene. Poi queste sono... Ah, c'è anche la side, ok. Che bello. Oh. Peccato che non ci si possa sedere. Guardate che bella ambiente. Cos'è sta campana gigante? Ci sono le ciabattine. Cosa c'è qui? Wow. Era intonata comunque la signorina, Cioè non era stonata, è un plus questa cosa qua. Certo, non mi aspettavo che mi cantasse in faccia, però. Qui cosa c'è? A curtain hanging up. Il bagno delle ragazze!
Ah, allora c'è. Ti avviso che Summer Memories non è 3D, è in isometrica. Vabbè, è fatto con. A parte il fatto che Summer Memories non è. C'è un punta e clicca, quindi non c'entra assolutamente nulla. Summer Memories è un punta e clicca. Come si chiama? Visual novel. Con tutte queste meccaniche da fare, però non porta in giro il personaggio. Comunque, questa credo sia una roba giapponese, non lo so, mi servirebbe qualcuno della cultura giapponese, ma sembra che in questa casa dividano i giorni del lavaggio, cioè oggi è il giorno del bagno per le donne. Molto carino. Ok, qua si mette le scarpe. Di qua cosa c'è? Solarium tipo. Ah, niente, semplicemente mi fa... Ah, ok. No smoking. No, no, signora, non si preoccupi. Summer Memories me lo sono giocato in inglese, però non l'ho giocato in live. Allora, per me il problema non è mai l'inglese, è giocare in live i giochi in inglese. Questo lo sto facendo uno sforzo immane perché sembra talmente tanto bello che cerco di passarci sopra. E mi sembra anche che... non sia troppo talkative, quindi bene. Veramente. Cioè, mi sembra anche molto bello perché ha il doppiaggio. È un bel posto. Pretty nice. Va bene. Dove andiamo dopo? Dove ti sei spostato dopo? Toyama. No. Quindi questo è il posto dove il papà viveva. Cioè, credo che sia nostro padre quello, non lo so. No, l'aria è così dolce, ok. L'aria non ha sapore. Prendo un bel respiro. Oh. Ragazzi, sono sui dialoghi di risposta. Non sto coprendo chissà che. Riguardo i miei compiti. Anche perché li sto leggendo. E lui li dice poi. Va bene. Summer Research. Sei libero di ricercare quello che vuoi. Non ho capito proprio. Ok, posso prendere gli insetti. Ma io ce l'ho la cosa. Scusami, io non so se ho il... i suoni. Mamma mia, ok, allora... Qui si può mettere, però non ce l'ho. Qui si può mettere il miele sugli alberi. È una cosa mamma mia, è veramente tutto super giapponese, lo sto amando. Praticamente se spalmi il miele sull'albero, il giorno dopo o qualche tempo dopo trovi gli insetti che se lo stanno mangiando. E li puoi catturare. Tra l'altro a cane, ieri mi ha mandato una foto, ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo, che al supermercato vendevano gli scarabei. Perché i giapponesi sono molto appassionati della cattura degli insetti, infatti è anche per questo motivo che Pokémon è nato. Cioè, il creatore di Pokémon era un fan della cattura degli insetti, e ha voluto creare un videogioco... Oh, aspetta. Ha voluto creare un videogioco che facesse quello.
E vai! Una locusta. Che schifo. Chicca, grazie per i 5 mesi. E questa è una cicala? Un grillo. Cricket, ok. Guarda, gli manca solo l'italiano a questo gioco. Gli manca solo questo. Perché è fantastico. Mi sta piacendo un botto. E non abbiamo giocato per niente, porca miseria. Però, scusami, per prendere le farfalle, non ho capito bene se ho... E non ho il retino io, vero? Ah, no, ce l'ho con la Y, va in figa. Niente, è andato. Ma perché? Aspetta, c'ho la lista dei ta... No, com'era? Ah, Bugnet con la Y, quindi è una roba che ho... Ok... Ok, va bene, ma posso arrampicarmi anche su un muro io volendo? Ah minchia, veramente l'uomo ragno. Ok. Che è? Madonna, sono la persona più felice del mondo. Pretty stinking, quindi puzzo, non ho capito. No. Ma io sono già contento, eh. Hai visto delle ragazze carine? Cioè, sono qui a 20 minuti. ごちそうさまでした。新しい場所に来ていきなり食事が美味しいのっていいわね。というわけで公演初日に向けて明日から頑張るぞ。今回の初日はいつなの？お前が知らないのか？で、いつからだっけ？5日後だもん。 Fortunatamente in inglese è anche abbastanza semplice. そういえば 机の上に夏休み勉強セットがあったんだ。休みなのに勉強か。子供は大変だな。夏休みも宿題もひたすら懐かしいな。Devo fare i compiti, ho capito. ま、俺は全然勉強しなかったけどね。Sono veramente bello anche lo stile grafico, perché in realtà era uscito un gioco molto simile a questo su come si chiama? Quel ragazzino c'è un qualcosa, non mi viene, però era inguardabile, veramente inguardabile per me, ed era ingiocabile, e quindi Shin-chan, bravissimi, quello che mostra le chiappe è proprio lui, e per me era veramente una questo, ragazzi, io sto piangendo, mi sta piacendo un botto. Troppo parlato e poco gameplay, giusta quantità di dialoghi e poi si gameplay. Ma vabbè, allora, per essere un gioco giapponese secondo me abbiamo parlato veramente poco. Il fatto che sia tutto doppiato, anche se in giapponese, dà una profondità e una velocità secondo me che è perfetta. Cioè non dà fastidio, perché fanno due dialoghetti doppiati, non è male. Ok, write in diary e go to bed. Inizierei a diventare sleepy verso le 10 e stare svegli dopo significa che... Ah, ti perderai i morning exercise! No, io li voglio fare i morning exercise. Certo che un orologio me lo potevano mettere. Però, scusami, come faccio ad andare... Ah, ecco... Ah, ok. Sì. Non so che ore sono io più che altro.
I found some study. Here is a report cartoon, but not even written. Mettiamo il sole. Shin-chan era carino, ambientazione così reale, lui in stile anime che correva, a me fa cagare. Rompeva la telecamera fissa. Guarda, quella l'avrei anche accettata, però mi fa proprio cagare lo stile di Shin-chan. Cioè, mamma mia. Ah, lui alla fine della giornata scrive tutto quello che ha fatto durante il giorno, esattamente come in Summer Memories. Mia. Molto bello questo stile. Sì, grazie. Pastelloso. Mega Ma quindi c'è il narratore che è lui da vecchio? Junko. È la waifu? E siamo dei circensi, signorina. Lucky-san è Piero e Keri. Tobiyama-san è l'editor director diretto. もしかすると... Nani? Circus-dan? まだ来ないなんてきっと逃げ出したんだぼ. おじさんたちってサーカス団? あれ?言ってなかったっけ? サーカス団! Quanto? Adesso stai buona e mangia, sono rincoglionita. Oh mamma mia! Che bella colazione! Perché io non mangio queste cose a colazione? Il diario delle vacanze estive è una roba che si usa molto, da noi non si fa, è vero. Arrivato cos'hai, Satoru!我が幻サーカス団は契約通りの場所代の支払いができなかった。昨日の夕方それがニュースになってしまったんだ。ええ。じゃあ、ちゃかんちゃんだと、セプテンブレ。始発の列車で交渉に向かった。というわけでここでの公演も開始時期は未定。あと当分の間、俺と永瀬さんが悟の親代わりだな。 Va bene. News だなんて、あなたたち有名人になったわね。嬉しくないぼ。あと夜遅く、隣町新聞の記者が取材に来てたんだ。まだこっちは状況を知らず、宣伝してくれるのかと思ったら。思ったら?今回は場所代を払えるのかと聞かれてがっかり。最悪オブザイヤー。 Perché devono metterci la tristezza dei soldi? Secret Save Up Money Provide Funds for the Circus Troupe. No, io sono triste però, scusami. Ero tutto contento, siamo in vacanza in un posto bellissimo, il Giappone, eh? E adesso mi dicono che devo pure stare attento ai soldi perché il circo è nella merda. Ma dai. Cerca di tirare su 30.000 yen entro il 15. Beh, è più o meno la vita vera mia. Si pesca. Radio 体操に間に合うぞ。隣の神社に向かってレッツゴー!
Vai, 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 radio exercise. Itte oide, radio taiso. Ma quindi fanno gli esercizi alla radio? Ok. Va bene. Alla radio era di qua. Non posso farci niente, scusami. È il giorno del bagno dei maschi. Mi devo spogliare. Io l'ho fatta questa cosa, che bello. Ti spogli nudo, poi vai a insaponarti e poi ti infili nel bagno. Mi sono lavato su quei cosi lì che vedete sulla sinistra. Uguale, uguale, cioè sei seduto davanti a uno specchio, ti insaponi tutto con altre persone di fianco, ti insaponi, ti lavi e poi ti infili dentro la vasca con un'acqua bollente, è stato bellissimo. Io mi vergogno. No, sai che non mi sono vergognato? Sarà che erano tutti giapponesi, però non mi ha turbato la cosa. Ma i radio exercise dove sono? Scusami. Ecco, ecco, ecco il miele. Eh no, giusto, non l'abbiamo messo. Li fanno qua? Eh? Ok, sì. Anche noi? Che belle ste cose. Hanno aggiunto anche Animal Crossing. Bellissimo. Hanno un senso di comunità molto bello in Giappone. Che voglio partire per il Giappone che mi sta mettendo, mamma mia, uguale. E stiamo giocando da meno di un'ora. No, no, sono per tutti gli esercizi. Io, ragazzi, ma a parte perché guardatemi i merda di vlog, porca di una troia. L'ho fatto vedere. C'erano dei lavoratori, no, erano dei poliziotti, mi sa, che stavano facendo le esercitazioni, stavano facendo questo prima di iniziare a lavorare. No, forse erano lavoratori, non lo so. Che in realtà questa cosa, esattamente come in Animal Crossing, dovremmo farla anche noi, solo che siamo pigri. Però il gioco prevede che tu faccia la stessa cosa che stanno facendo loro. Non so se reggerei la vita lavorativa giapponese. No. No, perché loro si sfondano di lavoro. Poi dipende da che lavoro vai a fare. Faccio con la merenda, va? Robby, questo è il gioco più bello del mondo. Dura molto, eh. Io mangio. Merendina, eccola qua. Otsukaresama deshita. Kyou mo ichinichi ganbarimashou. Mm.
Buongiorno, Robin. Ai, ostaio. Qui mi danno il timbrino. No, voglio parlare con la ragazza Emogot. Oh. Ah. Mica, è corso su per i muri pur di non parlarmi. Guarda, adesso mi posso benedire. Konnichiwa. Adoro questi giochi perché ti fanno immergere nella cultura giapponese, vedi, con delle cose semplici ti spiegano a che cosa serve. Questo serve appunto ad offrire le offerte, cioè a mettere le offerte. Ci sono un sacco di soldi dentro, dice. Non volevo. Allora, che cosa avevamo da fare? No. Raccogli 10 tipi di insetti. Ne ho 2. E raccogli... Perché mi dà un obiettivo per raccogliere gli sticker? Vabbè. Farfalla! L'ho presa? Mamma mia, il campione! Fa salire la nostalgia del Giappone, mamma mia. Ma se voi, secondo voi contano anche la doppia? Cioè conviene tenermela, non ho capito. Vediamo. No, ok, per diventare un entomologo certificato bisogna prendere proprio tutti i tipi diversi, perfetto. Chi ride qua? Chi è questa persona birbante? Ma... Forse ho colpito il punto giusto? Sì. Però aspetta, ho visto una roba brillare qua. Stanco. Forse si sblocca dopo? Non capisco. Qualche folletto, no, secondo me è un ragazzino che si nasconde. Dice. Ah, ma c'è proprio un muro invisibile qua. Vabbè. Andiamo. È diversa questa. Sarà un kami, ecco qua. Posso entrare anche nelle case altrui? Ok, no. Non in tutte. Peccato. È una bambina fantasma, ragazzi, eccola lì. Madonna, fighissima questa. Buona merda. Aiuto. No, non posso fare foto.
Japanese Pygmy Grasshopper. Non capisco cos'è questo 8. Ah, la data! È il 2 agosto. Vabbè, ma va in figa, giapponesi di merda. Si può cambiare questa cazzata? Carino, guarda che ce li abbiamo tutti qui. Mi sa che non si può. Ololo, grazie per gli 80 mesi. Grazie mille. Ti fa vedere anche il modello 3D, sì. Report card. Ah, ok. Pesci non ne abbiamo. Ma non solo, Gabriel, c'è anche l'enciclopedia, vedi che ti darà le info. Non ti dà nessun tipo di info, semplicemente sono 200 da raccogliere. Che carino, cazzo. Però, allora, pensavo di rallentare i dialoghi, però in realtà non è che serva così tanto. Cioè, se ne sentite il bisogno, ci pensiamo, però in realtà per ora sono abbastanza tranquilli. Allora, ho... Summer Guide, che cos'è? Ah, il tutorial, perfetto. Gli sticker dell'allenamento e 10 vermi. Change clothes. Beh, insomma, par brutto andare in giro così. Le scarpe? No, va bene così. Anche se correre scalzo mi piace molto. Mi sdraio e muoio qui. Finora ho mischiato My Summer Life e Summer... Qual è My Summer Life? Yes. Yatta! No, ce l'ho già. E anche questo. Ok. Abbiamo 60 tipi di cavallette diverse. Porca troia. Chopper, grazie per i 33 mesi. Va bene. Allora, secondo voi la luminosità è un po' troppo accesa? La abbassiamo un pelo? Cosa c'è qui? Questo l'abbiamo preso. Scusami, l'obiettivo mi diceva di venire qua. Sì, qua dice devo raccogliere 10 insetti, perfetto. Poi dopo devo pescare. Factory Chimney, Castle, Lighthouse. Ma non ho capito questa cosa qua. Cioè, oh, che bello. Perché devo arrampicarmi in determinati posti? Perché per avere gli sticker... No, no, non mi dà fastidio, Gabriele, chiedevo. Dicevo, per avere gli sticker devo fare gli obiettivi.
Lì c'è un soldino. No. Ok, eccolo qui. Perfetto. E vai, 50 yen, siamo ricchi. Solo che io lì in alto come cazzo ci arrivo? È impossibile. Forse ci conviene continuare con gli insetti per adesso. Cos'è? Ma dai! Il porcellino di terra! Perché che culo? Asubo! Ha detto? Ok, va bene, andiamo... Che in realtà... Cioè, quanti ce ne mancheranno? Uno. Parliamo con la ragazzina, che secondo me ce n'è. Ah, lei rivende i libri vecchi. Devo tenere le mie mani lontane da Maiden Dare. Non so che cos'è. Acculturiamoci. Qui ci sono i libri che ti insegnano anche le cose. Un libro sul signore... Non lo so, forse è qua. Non c'è questo Maiden Dare, quindi... Eccolo invece, pagina 3. Made in plié. Ok. Vabbè, non è niente di che. Non... E adesso che l'ho letto si incazza? Sparita, ecco qua. No, eccola. E che manchi i suoni, sono tutti bellissimi. E vai, fatta. Mi dà l'adesivo. Ok, va avanti così, perfetto, va bene. Sì, che cazzo fanno che corrono da prima? Dove vai, oh! Ah! E tu? Anche tu? Sono così presi dalla linea. Vai! Formica volante. Sì, effettivamente abbiamo una bambina fantasma che ci segue. Ciao! Konnichiwa! Hai, konnichiwa! Hai, konnichiwa! Toshika! So, so,
サトルくんでしたっけ。あれ、どうして名前知ってるの。サコロさんでしたっけ。教えてたっけ。いえいえ、お名前はジュンコちゃんから聞いたのです。ああ、quella chiacchierona。 サトルくんとは明日バソーで一緒にご飯を食べたそうですね。あのおばさん。じゃなくて若い方、若い方。というわけで私はこのカフェを営むしがない老人、時々遊びにいらっしゃい。僕は小学生のサトル、以後よろしくね。しがない老人はさすがに意味がわからないかもしれませんね。え、しがないってことは長生きってことでしょ。ところでさ、質問なんだけど。Ha una domanda. Vedi che si spostano pure le scelte. そうですね。このカフェは主に季節に合わせたコーヒーとささやかな軽食などを提供中。さらに言えば、特にコーヒー豆に力を入れているのです。最近はインスタントや缶コーヒーが好まれるようになっていますが、ボトルでコーヒー。それでいてアットホームな引き立てコーヒーこそが絶対必要。そう考えた次第です。すごい、ずいぶん熱心なんだね。でも聞きたかったのはカフェじゃなくて、シティのカフェ。この話なんだけど。なんと。これは失敬、間違えた。Cosa ha detto riguardo a me riguardo? Cosa ha detto? Cosa ha detto? Sei interessata? とても快活な少年だと。カツカツ？いえいえ、お金に困ってはいませんよ。じゃあどんなカツ？快活というのは元気な少年という意味ですね。Ballare con un sacco di energia e それにしても会ってすぐいい印象を残すなんて。サトル君はなかなかやりますね。えへん、大活躍。とにかく元気で大変結果。どのみかがビート。さよなら。さよなら、lei。Aspetta, posso andare sul tetto delle delle i piccioni。È morto uno qua。La bambina fantasma？Ma ci sono dei risvolti in questo gioco che va bene. Siamo già a due cose inquietanti, la ragazzina fantasma e il cadavere qui. Ma non si può entrare. E lui ha detto swing in. È una bugia. Questo non ce l'ha. No, l'altra. Merda. Ok, questa l'ho presa. Che bello essere maledetti di prima mattina. Tutti i drammi e Gabriel scrive molto interessante. Oh, questo non c'è. Carina, guarda com'è piccolina lei. E dove va? Dove corrono tutti? C'è del ramen e delle patatine. Signora, posso comprare? Non si può. Oh, che fanno? Ciao. Che state facendo? Allora sono l'agenzia detective, investigano per i misteri. Per fortuna, perché è pieno di cose drammatiche. Ok. E chi siete? Effettivamente dovresti dirci il tuo nome prima. Eh sì, mi chiamo Satoru. Ok, lui è Yusuke, Jiro e Hideko. E stanno investigando sui misteri.
Ok. Va bene. Cioè loro trovano le cose e lei le mette assieme praticamente. E oggi investigano su? Non lo sa, non lo sa. Ecco qua. Non ce lo dice. Allora, suona un po' razzista questa cosa. Io mi sento discriminato. Tu sei un visitatore, saremo gentili con te, ma non sei uno di noi. Sì. Sì. Effettivamente, sì. Volete veramente saperlo? Sì. Dai, diglielo. Va bene. Capisci? Dovrebbe essere una roba all'italiana? Alla mafioso? Capisci? Tipo capisci? Sì, sì. Bello. Zaffira, grazie per i 20 mesi. Si rinnova mentre si scansionano documenti. Grazie mille. Io mi sparo un caffè. Usato capisci per far capire agli inglesi come si pronuncia. Capisci? Sì. E la via to the shrine, la via per la contea sta diventando più buia. Non è la tua immaginazione? No. Ok. Chi è lo shrine dude? Va bene, investighiamo. Non instigate, scusami. Instighiamo, va bene. Tempio, hai ragione. Scusa, ho confuso shrine. Ho confuso shrine con shire. È un altro motivo per cui non gioco i giochi in inglese. Sono una merda. Sono veramente una merda. Però, oh. Yana! Ah, minchia, mi abbandonano così proprio. Che visione! Salve, signorina! Konnichiwa. Kimi ga kono machi nande? Come Doc Shibuya. Ok, Big Sis. Va bene, Doc Shibuya. Ok. Ore? Pa
確か入り口に探偵事務所って書いてあったけど。え？ああ、あれはね、陽介が勝手に書いたの。彼は探偵が好きだから。だからみんなはここを探偵事務所と呼んでるし、私も時々そう呼んじゃうんだけど。 OK。 ここはあくまで夏休みの自由研究研究所。Cos'è Summer Research Project? Come fai a sapere di me? さっき言ってたけど、なんで僕がこの町に来たことを知ってるの？ Beh, lo sanno tutti, una città piccola. ここが探偵事務所だから。矛盾してる。Ma hai detto che era research? うちのお母さんも時々同じことを言うんだけど、なんで夏休みの自由研究を研究するの？お母さんとは気が合いそうね。理由は簡単。自由研究が大切だからよ。Cos'è la ricerca estiva? とにかく、時々暇になったらここにおいで。あと、ここのルールは、ジローに聞けば大丈夫。ところで、うちの店に何のよ？ Che senso devi parlare in inglese? Cos'è Simen? Scusate. Vecchio gioco del Dreamcast con il microfono. Tu allevi dei pesci e ci parli. Ah, quelli che ho la faccia? Dove ga si? Ammazza, 10 granchi, 300 yen. Miele, azz, vedi. Micchia, il miele quanto costa? 600 costa, il doppio di 10 granchi. Però potrebbe essere utile. E posso vendere cosa io? Ah, la bottiglia vuota. Ah, vendiamola. Ok, maido ari. Ok. Hai, maido ari. Ok. Ok. Amawood, grazie per i 7 mesi. Ah, era un'altra uscita questa, banalmente. Ah, era l'uscita detective. Perfetto, allora abbia... Un bersaglio, ma non ho un'arma. Allora. I start by asking the Shining Dude. Ma chi sarebbe lo Shining Dude? Il monaco? Ma... Ma si chiama Shrine Dude? Il tipo del tempio. No, non ce l'ho la fionda. Sa una roba che si sblocca dopo. Guarda, questo è diverso, che non ce l'abbiamo. E anche quello non abbiamo. Magenta Tick Winged Moth. Arca vacca, mi è scappato. No, l'ho presa. Argent Tooth Moth. No, no, allora, sono sicuramente competite le vacanze, però non ho capito perché chiamarla ricerca. Cioè, non so se c'è un obiettivo specifico per tutti o è solo un gimmick per dire vai fuori di casa, tutto lì. È tutto meraviglioso, tutto. Mi sta piacendo da morire. No, è un progetto di scuola, sì, ma dici che tutti ce l'hanno uguale o... Boh. Lo Shrine Dude. E lì c'è ancora la bambina fantasma. Aspetta. Intanto prendo questo. Ehi. So già.
Forse se passo da di qua ne sparisce. Sì, sì, dicevo prima che anche nei negozi ti vendono gli insetti già catturati. Più che altro vorrei sapere come passa il tempo, in base a quante azioni faccio. Perché io comunque ho giorni limitati. Ecco, non voglio avere fretta. Cosa c'è qui? Funghi? Posso prenderli? Ok. È una specialità locale, quindi non si vende per tanto. Vabbè. Cos'è? Cosa prendi? Prendi, prendi. Non l'ha preso? Niente. Tutto bene, Nefrone. Grazie, Fabio, per il raid. Fabio, questo gioco è meraviglioso. E si Animal Crossing? No, 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 è più... Sei un ragazzino che è in vacanza è in Giappone. Nel suo... cioè, scusami, in una cittadina rurale del Giappone. E deve fare i compiti per le vacanze. Sono i maialini quelli? Oh, grazie per i 22 mesi! Solo che queste, questi giochi sono belli perché ti fanno... esplorare e immergere nella cultura giapponese. Io adoro sta roba qua. No, no, non cliccare. E niente, gatto. Quelli ci sono anche da noi. Vabbè. Voglio la cicala, voglio. Come la prendo? Saltando? Così? E non vola via? Vabbè. Andiamo avanti. Ciao, Tempio Dude. Ok. The Shrine Pathway is dark, io lo sai, sì. Ah, letteralmente proprio. Ok. Ne hanno spento le torce. Qui ci sono anche dei cami in giro. Gigi, grazie per i 54 mesi. Va bene, Lalla. È bellissimo questo gioco. Bellissimo. Posso riaccendere? Va bene. Ok. E come si fa? Questa è accesa. Questa è accesa. A posto. Risolto? Grazie Joker per i 42 mesi. Ah no, sono le altre, giustamente il pazzo. Chi è? Ma basta!
Fatti i fatti tuoi. Mi sento una merda, gli dico. Bene. Ma perché ogni giorno mi deve chiedere come... Ah, perché lui proprio mette fine alla giornata. Dice, mo si cena! Vabbè. Già, gohan o tabemashou. Konya wa roll kabetsu to... Cabbage roll... Clam chowder. Oh, che fame! Itadakimasu! Oh, cosa c'è? Cosa c'è? Nappayama ni iko ka dou ka kangaete tan da kedo, dou shiyou kana? Sore tte doko? Ya, konya wa tsukarete ru kara, yame toko. Ma io voglio andare nel Monte Trombetta. Nanka ano okyakusan. Ayashii no yo ne? Io sono sospettoso. Koko ni kite kara zutto iroiro shirabete ru no yo. Ah no, un altro ospite, non Sakas Kogyo ni okeru hitotsuki no denki dai to ka. Denki gaisha no hito nano kana? Ayashii to yomimasu. Nuzukashii kanji da yo ne. Ayashii tte iu no wa moshika suruto dare ka ga ayashii tte koto? Ma di chi parliamo? Ayashii na. Ayashii yo ne. Va bene, sì, ma di chi parliamo? Di questo signore qua? Keiji ga miharu koto o harikomi to iu kedo, tantei no bai wa nante iu ka shitteru ka? Quindi lui è un detective privato? Yahari sou ka. Sou da yo na. Da yo ne. Sore wa imi ga chigau daro. Konari chigau. Da yo ne. Hai degli high stakes? Tashika ni sou kamo shirenai na. Eh? Oji-san te 漫才 combi de iu to boke nan da ne. Sore wa harikomi janakute tsukkomi. Posso andare a sbirciare in camera? Farmi i cazzi suoi? No. È Monte Trombetta, ha detto. Trumpet Mountain. Non è il Monte Trombetta? Allora, adesso, da quanto ho capito, è notte, no? Mi tira il culo non avere un orologio, però. Scusa, perché è importantissimo. Perché alle 10 dice che inizio a diventare sleepy. Però io che ne so di che ora è mo adesso. Vado fuori. Ah, questi sono i miei zii. Guarda come se la godono. Cioè, quello lì li sta controllando, ma è terribile. Ok, vado. Come si accenderanno questi cosi? In che senso? Ma in che senso? Veramente? Ok. Allora, aspetta. E attaccati. Niente. E che non ci arriva, poverino. Ok. Ma perché? Solo che io non mi ci posso arrampicare direttamente. Ragazzi, ma è Kirby. Aspetta, vediamo. Ho messo pausa per sbaglio. No! C'ero però, aspetta. No! Cioè, credo che sia la mossa giusta, però non sono sicuro. Ok. Ok. È vero che salta la Mario? Madonna, la bambina inquietante, fantasmagorica. Che sia lei che spegne le luci?
E lei il Kami? Come cazzo faccio da qua? È troppo distante. Ah, da sopra, guarda. Non ci arrivo. Dai! Merda. Non ci eravamo saliti su quest'albero? Mi servirebbe un adesivino in più. Vabbè, ce l'ho fatta. Gatto! Oh, oh, oh. Scusate. Anni di platforming buttati nel cesso. Forse di qua va meglio? Ecco qua. Perfetto. Opla. È che c'è un po' il platforming all'Elden Ring. Non serve ed è terribile. Ok, questi li abbiamo accesi. Perfetto, andiamo avanti. Qua è acceso, però non si può. È casa di uno. Gli sbircio. Che culo che c'è un albero. Posso fare l'altalena? Ah! Va bene. È stato molto bello. Il gioco di ieri sera ti ha sbagliato le skin. Mamma mia. Ho mal di gola per colpa di ieri sera. È stato molto divertente perché con la Robby ci insultiamo. E ok, però è veramente un gioco di merda. E no. Non ho saltato. Vai. C'è la ragazza Got che corre. Ma le ho accese tutte? Mi sa di sì, perché il coso del tempio finisce qua. Vediamo. Me lo dici in un qualche modo? Sì, però non so. Cioè, in teoria sono queste. Inquietante da morire. Aspetta, 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 aspetta. Niente, sparisce sempre. Ah, sì, là ne vedo una che ne manca. Proprio all'ingresso. Ecco qua. Dai! Ok, perfetto. È la bambina fantasma! Lo sapevo. Asonde kurete arigato! E noi accettiamo questa cosa? Ok. Yeah. Se accendi le lanterne tre volte ti do qualcosa di speciale. Ma non ho voglia. Che coglioni. Ah, lo devo fare giorno dopo giorno, va bene. Cos'è questo? Sembra che ci sia in giro una strana ragazzina chiamata Zashiki Warashi.
È buono o cattivo spirito? Sono un po' preoccupato di scoprirlo. Sì. Lo Zashiki Warashi è lo spirito familiare amichevole, tipicamente bambino, che nelle tradizioni si protegge. Che nelle tradizioni protegge la casa in cui sta. Bello. Erectus Maximus, grazie per i 10 mesi. Ah, sì, mi ricordo. Non so se andare a letto o che. Sento. È una campana a vento? Dov'è? Ah, lì c'è qualcosa. Che sia questo che suona? No, sono delle ghiande queste. Ah, sono delle munizioni. Questo? Soldino. C'è sto campanellino che suona. Gatto, provo di prendere l'altro. Quello giallo ci manca. E allora dai. Vabbè, torniamo a casa. Ah, aspetta, forse adesso non scompare più. Eccola. Asonde kurete arigato. A posto. Dai qua. E che dobbiamo fare? Questo ce l'abbiamo già. Via. Salve. Ah, ma in realtà potevo fare da qua per chiudere, no? No! Ah, no, ok, sì. Però non ho ancora iniziato a fare i compiti. Voglio vedere quando arriva la situazione della bambina fantasma. Mi che ne abbiamo fatte di cose oggi. Ah, sì. Eccola. I meet a little girl today. She told me, let's play. I wonder where she lives. No. 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 Devi metterci questo. Aiuto. Mamma mia. Ho fatto un remake amatoriale di For Speed Most Wanted in Unreal 5. Ok. Allora, l'unico problema per adesso che sto riscontrando importante è la mancanza di un orologio che mi faccia capire che cazzo di ore sono.
Il remake di cosa? Questo gioco qua? Pesce farfalla fritto col tofu, con zuppa di tofu. Ma che bella colazione, io ho fame. Vecchio con la bandana, credo sia il nonno. Oh, finalmente mi mostrano un po' la città. Ma non sarò il capo del circo io, signora. Non ci sta. Scasi, grazie per gli 87 mesi. Prima faccio la cacca. Fatta. Ora che ci penso, però, noi dovremmo anche fare la... cioè, pescare. Il passaggio del tempo. Oh, là. Ah, puoi modificare quanto velocemente passa il tempo. Ok. Dalle impostazioni. Però non lo so. Cioè io metterei relaxed. Ma poi posso salvare quando voglio? Sì. Cosa facciamo? Rallentiamo un po' il tempo, che magari abbiamo un po' più... esatto, perché il problema, sapete qual è? Che il gioco ha 31 giorni. E poi finisce. Perché il gioco è solamente ad agosto. Andiamo su relaxed. Anche perché abbiamo tantissima roba da fare già da subito. E vedete, siamo già al terzo giorno e mancano una, due, tre settimane e abbiamo finito. E adesso devo anche riaccendere tutte le cose, perché se lo devo fare tre volte mi dà il premio. Facciamo gli esercizi. Si possono skippare? Però me lo dà il timbrino. Ok. Perfetto. È rosso. Ma è rosso perché ho skippato? No, forse è rosso perché è un altro giorno, dai. Perfetto. Allora, io riaccendo il fuoco. Perché magari mi dà un adesivo se lo faccio tre volte. Ma ancora l'uomo che... Ma lui perché sta indagando su di noi? Perché siamo dei circensi? Perché dice qualcosa, sì. Cioè lui sta chiaramente indagando su di merda. Come lo prendo questo? Ah, l'ho preso, perfetto. Cicada Shell. E coso, come si chiama? Kakuna. No, niente, non si arrampica lì. No, lui è Zenigata, sì, no, parlavo del Pokémon. Sulla Shell, quindi vuota, yes. Yeah.
Ma che bella infanzia che hanno i bambini giapponesi comunque, eh? Poi gli aspetta una vita terribile. Forse il sesso con le loro madri non va proprio bene, però boh. C'è chi piace. Perché si arrampicano sui pali per accendere le lanterne? No, ma anche questa vita un po' da campagna. Vabbè che anche da noi un po' così. Che puttana, niente. Penso sia molto idealizzata, probabile. Vabbè che stiamo parlando di uno che non è mai uscito di casa in vita sua. Non avendo amici, non ho mai neanche pensato all'idea di uscire. Non sono mai andato in vacanza. Cioè, il massimo delle vacanze è stato fare campeggio con i miei. Il che significava lavorare. Perché in campeggio praticamente ogni giorno devi metterti a fare roba. Non... Boh. Devi aver voglia di uscire di casa? No, no, no. È che ormai Gabriel non è andata. C'è chi piace il campeggio, dici? Sì, però ecco qua. Ah, basta solo domani. Ok, tre volte in totale, non tre volte dopo la prima. Perfetto. Ok. Guarda, c'è roba lì in alto. No. No, però diciamo che in Giappone i bambini possono andare via un po' più tranquilli anche da soli, in giro, cose così. Cioè, voi vi fidereste lasciare un bambino che va in giro da solo? Bambino, una bambina, qualunque cosa sia? Perché io manco per il cazzo. Io a Tokyo, ho visto dei bambini che prendevano la metro da soli. Ma bambini, dell'età di questo ragazzino qua. Che cazzo è? Ok Price, va bene, può essere venuto per un ok Price. Proviamo a pescare. No, aspetta, che cazzo dovevamo fare una roba stamattina? Allora. E ok. Sì, ok. Ok, devo andare da Junko-chan. Al tempio. Ok. In un paesino sì, in città no. Non lo so, eh. Adesso stiamo guardando il caso, cioè stiamo guardando per Elisa. Porca troia. È su Netflix. E vai, l'ho presa la cicala. In un paese si conoscono tutti, eccetera, ma infatti, insomma, non lo so, Ma anch'io tornavo a casa da solo da scuola. Però voi oggi sto dicendo, lascereste i vostri figli andare in giro da soli? Anche solo per come guida la gente. You are meeting a young lady, not a girl. Ah, ok. Quindici anni lei. Io ne ho 10. Sono 1,5 volte più vecchia di te. Ma che vuol dire? Sì. Ecco qua. Subito si offende per l'età.
の山神社っていうのよ。天は天と書くんだけど、動物の天のことなの。マルテン。一匹一匹色が違って、なかなか個性的な生き物なんだ。ok, un animale unico che non esistono due di uguali, dello stesso colore. E ognuno ha la sua personalità, come gli umani. La devo seguire o è automatico? Come funziona? Ah, perché lui non sapeva il significato di unico proprio. L'ha dato della vecchia. Vabbè, rispetto a lui, è 1,5 volte più vecchia. Vuol diventare una persona unica. Ma io. Tonicaku, kyou wa one-chan no ato o tsuite oide. Yoroshiku ne. Ah, scusami, pensavo fosse automatico, signorina. ここはアシタバ荘。アシタバっていうのは元気がいい植物なんだって。10年くらい前に亡くなった京子さんのお父さんお母さんが建てた家なのよ。ちなみに京子さんのお姉さんが京子さんはla sorella più vecchia di sua mamma, quindi sua zia. そうよ。sua zia? 純子姉ちゃんも京子さんの親戚。ma sì, ma te l'ha appena detto. ma te l'ha appena detto. 親戚は逆から見ても親戚なの。coglione. 10% と10の 100% の答えが同じなのと同じよ。全然わかんない。じゃあ次は鳥居の近くで待ってるよ。scusa, perché è diventata così stupida questa conversazione? praticamente lei le ha detto, io sono imparentata con lei. E quindi lui fa, ma quindi tu sei imparentata con lei? Sì. E quindi anche lei è imparentata con te? Eh sì! ma perché? cioè, non lo so. Vabbè. Non ho proprio capito il senso di questa cosa qua. Ok, ce l'abbiamo già. Perché non so se è un gioco pensato per i bambini questo, perché mi sembra Dieci anni che pretendi? Ok, però 1999年の7月だったから世界が滅ぶとか言われてなかった？あったあった。でも僕忘れてた。忘れてたなら怖くなかったでしょ。うん、それが気持ちの問題よ。なんかその説明も合ってないような気がするけど。まあいいじゃない。じゃあ次は公園に集合ね。まあ、ちゃんとついてくるんだよ。はーい。はーい。Sai che forse in giapponese sono due termini diversi. Avrebbe avuto un senso a livello di incastro culturale. È vero, ci sono diversi modi anche per dire seppuku, perché c'è seppuku e arakiri, e adesso non mi ricordo più qual è il termine corretto per arakiri, che hanno dei significati diversi che significano la stessa roba. È tutto un intrigo. Potrebbe essere un casino linguistico, manco loro si capiscono. Perché in base a come leggi una determinata lettera ti cambia tutta la frase. No, 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 Kiru, sono la stessa roba. Ragazzi, sono la stessa cosa, ve lo sto dicendo, me l'ha spiegato la guida in Giappone. Cambia solo il modo di leggere. Bello! No, voglio tamburare per il nuovo anno io. Questa è la main street. Va bene. Andiamo al negozio di Shibuya. Aspetta, mi manca questa. Oh,
No, ce l'ho. Cletus, grazie per i 27 mesi. Aspetta che forse qua sotto c'è roba. Ah, ce l'ho già. Glasses shop. Che lounge. Oh, i distributori. Che peccato che sono finti. Sì. Non è vero, puoi comprare granchi e coso, come si chiama? Miele. Supermarket. C'era un soldino lì in alto, ricordiamocelo, sopra il negozio. Qual è lo scopo di questo gioco? Io non ti voglio rispondere, Master, non ti voglio rispondere. Apprezza il fatto che io non ti risponda. E vai altri soldi, sono ricco. Che cazzo? Aspetta che non è un libellula? No. Sto godendo. Sì. Uchinomise, inaka ni shite wa nakanaka ookina honya de sho? Ne, uta ga iru yo. Uchinomise, honya wa ikken shika nai kara. No, no, se ho capito, ma cosa c'è? Sì, signorina, ma c'è un maiale. ねえ、豚がいるよ。この時はまだ僕にとってネットもパパゾンも囁かな存在で、本屋の売り上げの大半がネットに取られてしまう時代が来るなんてことは思うはずもなかった。オッケー。ねえ、豚さん、君神社の裏から逃げてきたの？ Vabbè. Le gag. Perché gli guarda il culo adesso? E lui guarda il culo a lei, va bene. Come見えても私、小学生の頃は列車に乗って遠山まで行って新体操を習ってたんだ。 Ginnastica ritmica. Voleva fare il balletto, ma nessuno glielo insegna e quindi fa ginnastica ritmica. Cos'è ginnastica ritmica adesso rispetto al ballo? Cioè, non è ballare ginnastica ritmica? Chiedo da ignorante. C'è pure un negozio di giocattoli, guarda lì. Ma il maiale non lo... Perché mi c'è una roba nell'occhio. Ah, ritmica usi le clave e il filo. Fai esercizi con la musica. Non è ballare? Chiedo. Compra i porri, signora. I prezzi più bassi. La macellaia, lei. Ma posso comprare della carne? Non ci va. Sì. Ah, lei vende sia verdure che carne. Ammazza. Va bene. 忙しいという字は
Lavora fino alla morte. È un bel modo di indottrinare i bambini. Sì. Sì, ma volevo comprare, non si può? No, vabbè. Ma oh, scusi. Ci passano anche delle macchine ogni tanto. Non servivano questi cambi in quattro, anche se è molto caratteristico. Gabriel, non ti ricorda un po' il mercato del pesce dove abbiamo mangiato quel sushi alle 6 della mattina? Adesso mi va il sushi. Non lo mangio da tantissimo. Mi sono perso. Ecco qua, mi sono perso. Non è alle 7? No, no, era alle 6. Ma questo è identico a mio nonno. L'orologiaio, posso comprarne uno secondo voi? Vediamo. Super Toy Shop. Vende di tutto. Va bene. Bagno di locale che era fuori in strada in una porta nascosta. Io tra l'altro sono andato da tutt'altra parte in quel bagno lì. Io ho attraversato la strada, ho sbagliato tutto. Mi ha detto di andare di là e io sono andato. Però ho trovato un altro bagno effettivamente. Immaginate un gioco Pokémon così? Let's go! Però in realtà volevo comprare dal signore se c'è... prima di andare all'oceano. Scusi. Vabbè, me l'ha già detto. Joy Shop, sì, sì, ma non vende dildi, dai. Voglio comprare. L'orologio, ecco qua. Vedi, da una mano a organizzarsi le giornate. Quindi non è una mancanza. Andava comprato. Tira un po' il culo. Questo qui è quello che spara le cose che avevamo raccolto prima. La palla cosa fa? La palla. Ho capito. Gli vendo i funghi. E anche il diamante. Minchia, 500, buono. Ok, allora mi compro l'orologio. Vai giù lì. E... secondo voi ha senso la palla? Dai, io la compro. Non so che serve, ma... No, la conosciuta non me lo potevo permettere, però non mi interessa. Questa è la palla, tra l'altro, con cui Naruto impara a fare il Rasengan. Ed è anche il nome di un personaggio di Naruto, Temari, che è quella che spawna le armi. C'è una cosa che luccica lì in alto, un soldino, credo, però è in cima. Ah, questo proprio chiama... no. Mattia, grazie per i 2 mesi! No, volevo aprire l'inventario in realtà. Ah, però è qua l'orologio. Po' vaffanculo però, io lo volevo nel... nel coso. Nell'environment. Non si può impostare che si veda...
Che brutto che si veda solo quando è in pausa. Eh no. Abbassamelo un pelino. Così. Riecco la bambina fantasma. Guarda la monnezza che c'è. I play with the girl. Ah, basta, stava questo. Ok. Perfetto. Bocciato l'esame di Naruto, perché? Temari al ventaglio, quella che spalla le armi è tentenne. Hai ragione, hai ragione. È vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè, però la pallina era quella. Sì, sono comunque due personaggi che si vedono nei primi 10 minuti e poi spariscono nell'oblio. Perché si era stufato di disegnarle. Bello. Cosa producono lì? Machinery che cos'è? Macchinari? Macchinari e medicine? Proprio macchinari. Mi dai anche un adesivo? No. No, va in figa. Sì, ma che vuol dire che producono macchinari e medicine? Fatto fa che quanto è forte. Senti che è Kirby. Ma è un modo giapponese di saltare che fa Yaki. Perché è proprio uguale a Kirby, eh? Ma sti gabbiani, santi Dio. Il fatto che lei sia comparsa, basta, va bene, dice grazie per aver... Sì. Perfetto, allora. E questo l'abbiamo fatto. Raccogli Diamond, non mi interessa. Il fish. Questo l'abbiamo quasi fatto. Va bene. Non volevo pescare, volevo... Vabbè, sì. Ok. Ok. L'ho preso o no quell'insetto? Che sfiga, no? Perché mi è partito il tutorial. Aspetta. Sono pesciolini d'argento questi, mi sa. Perfetto. Sì, perché dovevi proteggere la casa, Gabriel, vero? Peschiamo. E io non ne ho idea. Perché non ho letto. Sbagliato? Ma era piccolino però. No, certo, flotte galleggiante e sinker invece è quello che va a fondo. Però non so che cosa cambi, cioè a livello pratico qui. Cioè forse se vedo i pesci in superficie devo usare la superficie? Perché adesso non mi sta pescando niente. E invece. Ehi. Ehi.
è uguale. Non devo pescare 10 pesci. Ah, 5, ecco qua. Posso buttarmi in acqua? Ma dai! Ma pensa! Posso prendere il pesce così? Chiotto! Ma che storia! Inaspettato e molto bello, devo dire. E non c'è la stamina, cioè nel senso non affoga. È realistico, ma vabbè. Guarda questo! Sono sempre gli stessi. Ecco qua. È a mani nude, sì. È bravissimo lui. Poi gli sbatte contro una roccia e gli stacca la testa a morsi. Vediamo se riesco qua a prendere qualcosa di interessante. Però mi sa di no ormai. È sempre quello, eh. Andare da un'altra parte, probabilmente. Aspetta, magari questi mi danno delle dritte? È un giornalaio, lui. L'avevo detto. No, io gli dico a lui le domande. Ma che reazioni sono? Meno. E sarà un pescatore, no? Il museo gli ha chiesto di pescare dei pesci rari. Va bene. Aspetta, c'è un museo? Sono molto interessato nel fishing. Quindi c'è un museo? Cioè, noi abbiamo esplorato neanche tutta, ma questa zona qua, cioè non siamo andati al faro. Ma è gigantesco sto gioco. Che figo. Noi siamo qua. Non siamo stati qua, cioè noi in realtà siamo stati solo qui fino adesso. Ah, giusto, non devo andare dai ragazzini a dirgli la cosa del della bambina fantasma. Un sacco di giochi carini ultimamente, più o meno in realtà. Ci è andata un po' di merda ultimamente. Questo mi sta piacendo da morire, ma veramente un botto. L'unica roba che mi dà fastidio è che sia a tempo, nel senso che hai solo 31 giorni. You shouldn't. Ah, ok. A questi però, ok. Non dovresti, non puoi, in effetti. Eccola di nuovo. Perché adesso scompare? Devo trovare l'altro Rainbow. Che sia qua intorno? Forse di sopra. Se su Switch, allora,
non è di Nintendo, però è uscito su Switch, sì. Io adesso sto giocando da PC perché è uscita la versione PC. In realtà è uscita il giorno del mio compleanno, ma non aveva l'italiano. Sì, continuo a dire l'italiano, ma non ce l'ha neanche adesso. Ma non aveva l'inglese. Adesso lo hanno aggiornato oggi, proprio stamattina, e l'hanno messo in italiano. E vabbè, avete capito. Molto esperienza estiva, anche magari potrebbe essere leggermente più lungo come giorni. No, ma molti giochi giapponesi sono belli così. Io ripeto, adesso continuo a citare quel gioco porno lì, però a me è piaciuto molto Summer Memories, proprio perché è la stessa roba. Ti danno anche lì i 30 giorni di agosto e hai 30 giorni per fare quello che devi fare. Dove sarà quello stivaletto di merda? E in più ti immergi proprio nella cultura giapponese. Che per me è un super plus. Adesso io non so se qui sia il caso di andarci, ma... Oh, c'è una bottiglia lì. Forse così ti spinge ad esplorare al massimo la mappa, sapendo che prima o poi finisce. Allora, sì, però a me dispiace perdere tempo. Cioè, non perdere tempo, rushare. Perché facendo così mi fai rushare. Trovato! Che culo! C'era qualcosa sull'albero che ho calciato? Sai che non ho visto? Ah, sono i galli. Mettiamo giù il boot. Grazie per aver giocato con me. Sugoi ne. Arigato. Bom. Adesivo? Splashete. E adesso ne devo fare 5. Gli adesivi, perché è arrivato dopo, sono la mia stamina. Che poi il gioco ti permette di fare un po' il cazzo che ti pare. Come vedete è abbastanza vario. Cioè puoi decidere di fare una determinata azione. Puoi decidere se metterti ad esempio a catturare tutti i pesci, tutte le farfalle, oppure andare avanti con le storie, parlare alle persone. Che è una cosa molto bella. Però col tempo limitato, porca miseria, se rosico. Perché vorrei avere più tempo a disposizione. Cioè vorrei fare tutto e prendermi le cose con calma. Perché loro ti dicono, lo ricominci. Io non voglio. Io non le ricomincio i giochi. Che pace. Poi sono sopra una macchina arrugginita. E questo qui sarebbe Dark Souls secondo Karim, che vuole le macchine. Ogni tanto una macchina, giusto per fare il twist. Il tempo limitato perché abbiamo solo i giorni di agosto. Tra l'altro, voi, beh, non posso dirvi che cazzo di chiave mi danno. Senza dire troppo, diciamo che mi danno la chiave di un altro gioco a tempo. Molto giapponese.
Non posso dire altro. Oggi spero, perché vorrei anche registrarlo. Vai! È da ieri che te la stai sghignazzando con questa chiave top secret. È vero. E poi probabilmente frega solamente a me, quindi non lo so. Sì, sì, lo giocherò assolutamente anche in live. Non so neanche... Non vi posso dire l'embargo, non posso dire... Perché sennò capite. Ah, posso digare una haul? Grazie, Samuele, che mi controlla. Va bene. Che palle. A proposito, quella cosa del... Io ho provato a mettere i miei documenti, ma secondo me non era, Te lo dico, per il biglietto. Ok, però com'è la digola hall? Cioè, c'ho un... ce l'ha la pala, ok. Ma quindi c'è un museo? Ma aspetta un attimo, dov'è sto museo? Che non sapevo della sua esistenza, mo... Trumpet Forest. Thank you. Thank you. Sarà la town, sarà. Boh. Guarda che tempio figo che c'è qua. Oh. Posso digare un hole? Non si può sentire. Ok, beh, però se non sei inglesista non è colpa di nessuno, Vilit, adesso, Anche se tu sei ignorante, lo dobbiamo essere tutti. Di qua? Guarda, cioè, posso digare un'altra hole. Ho trovato un altro mystery object. Un giorno quanto dura? È poco, ma in realtà adesso l'abbiamo allungato, quindi non ti lo so dire. Minchia, già pomeriggio. Però sta andando molto più lento di prima, fortunatamente. Posso andare su di qua? Ah sì, guarda, sto andando al mega tempio. Figo. Oh, dico la hall. Penso possa essere una frase da dire a una signorina, ma non ne sono sicuro. Allora, non è una cosa che direi a una signorina, insomma. Che poi in quel caso sarebbe anche già di ca... C'è una pozza di liquami radioattivi lì. Ah no, sono fiori. Sembrava però. Posso dire che sembrava? Sembrava. Mi piace anche che ci sia il folklore con i fantasmi. Spero ce ne siano altri. Anche se non credo, non sembra. Però boh, non so quanto sia vasto effettivamente, perché continua ad esserci roba. Ah, qui bisogna fare attenzione che cascano i sassi. Ma io me ne sbatto. Che bello. C'è una casina lì. Allora, questo qui, posso dire che ha un world building veramente ben fatto? Cioè, noi stiamo camminando, ci arrampichiamo, giriamo e troviamo cosine. Guardate quella casina lì in fondo. Cioè, si notano dei dettagli man mano che si va avanti... veramente fatto bene, cazzo. Qua c'è una barca distrutta, poi pieno di monnezza. Ah, voglio andare lì. Piano, piano, piano. Posso prendere? Break. Vabbè, c'ha pure il piccone in tasca.
Poi è tutto molto sempliciotto, molto bambinesco, va bene. Però cazzarola. Glassy Rock. Se c'è di tutto in tasca il ragazzino. E ho perso l'obiettivo. Eccola qua. Ecco. Ah, guarda, è la sua casina questa. Fortuna che l'ho comprata, dai, diamogliela. Quindi i giocattoli li possiamo dare come offerta. Arigato. Oh. E adesso c'è la pallina. Asonde kurete arigato. Che bello. Ma sì, infatti non potevo comprarne altre, non potevo usarla. Va bene, Kazu, anche a te. Troppo calmo per trovarsi davanti un fantasma. Allora, io vi ricordo che nei film dello studio Ghibli succedono cose molto più terribili e le persone stanno tranquille. È una roba giapponese, loro sono tranquilli. Cioè, se succedesse a me quello che è successo a Ponyo, io sarei impazzito. Non a Ponyo, su Ponyo il film. Al bambino di Ponyo, che la bambina, come cazzo si chiama, non lo so. Buone commissioni, Gab, dopo. Cosa c'è scritto qui? E sarebbe utile saperlo, non so. Prima da che parte ero andato? Di qua? Calcio. Ah, m'ha dato... quanti? Ma poi anche questi piccoli segretini, queste sciocchezzuole, cioè tutto bello. Però era forse una volta al giorno. Il bambino, Ponyo e la bambina, sì, il bambino comunque di Ponyo. Cioè c'ha sto pesce che si trasforma in una gallina, che poi si trasforma in una bambina e lui... Ah, ok. E la mamma uguale, cioè tutta roba matta... Questo ce l'abbiamo già. Infatti. Non ho capito secondo quale criterio calciamo gli alberi, però noi li calciamo. Però vedete che è già diventata sera adesso. E noi abbiamo semplicemente preso una via, non è che stiamo facendo qualcosa. Oh, le cascate. Cioè, guarda dove cazzo sono finito. Ok. Te calci e magari ti aumenta la stamina. Non penso. Allora, mi manca un altro gioco con la bambina, un pesce raro, quattro pesci, un insetto. Dov'è quello del... Ah, i diamanti sono una secondaria, ok. Ah, la bambina è una principale? Ok.
Buona giornata, Full Vision. Ma tra 20 minuti io devo chiudere. Sono contento. Di nuovo la bambina. Sono contento di averlo avviato oggi, comunque. Dov'è? È lì in alto. Merda, come ci arrivo lì? Mi serve tutta la stamina del mondo. Che forse... No, c'ero! Dal ramo? Dall'altro, dici? Ma ci sono, eh? Ah, stronzo! In realtà c'ero. Se passo da di qua? No, se passo da di qua perdo tempo. No, sai che forse... No. Forse... Ah, forse arrampicandomi da qua, guarda. Grazie, Boggs, per i 66 mesi. No, non va. Così? Vediamo. Questo non gli piace. Ok, perfetto. Sì, allora era super easy. Più o meno. Comunque incastrato, ma... No, stronzo! Non far urlare che c'ho mal di gola. Pa, 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 pa. Aiuto? E? Non dovevo venire qua? Non so cosa devo fare. Forse non devo prendere la palla? Pare strano però, scusami. Sembra proprio un invito a prendere la palla. No, di qua è chiuso, ok. Perché non c'è... Non c'è niente. Forse le devo sparare con la pistola che non ho? Non so. Non si colpisce, ragazzi. Non... Non c'era proprio un prompt. Anche secondo me è con la pistola. E vai. Adesivino? Yeah! Si ferma. O posso ancora insistere io? Minchia, però se cado giù di qua muoio. Non c'è un muro invisibile? Ah, sì. Che paura. Torniamo indietro. Che peccato la cosa della palla. Se la ride quella stronza, ma... Perché lei è qua, vedi? Ah no, aspetta! Ah no, niente. Ha premuto il tasto per scendere, niente. Lei è lì, e infatti c'è...
il coso invisibile, come cazzo si chiama? Boh. In parte la cascata c'è un'altra palla? Andiamo a vedere. Non l'ho visto. Dove dici? Ah, forse intendevi quel tronco lì. Anche a me aveva acchiappato la vista, però non è... Intendevi quello, Vitti? Sì. No. Come facevo a prenderlo? Dai, torniamo verso casa, va? Beh, abbiamo preso un bel po' di robette che possiamo anche rivendere. Lui comunque... Ok, comodo. Quindi non devi neanche pensare a tornare indietro. Cioè, quando arriva la fine della giornata, arriva lui e ti dice: mo, vieni con me. Non è male. Non è male come cosa, perché vuol dire che non devi tornare a casa in tempo. Cosa c'è da mangiare stasera? Gli dice anche che cosa ha fatto. La foresta trombetta. Oh, carino. Esatto, puoi esplorare senza il problema del tempo. Ma come mangiano con foga? Cosa pensa la ragazzina adesso? La trombone mountain. O horn mountain. Horny mountain. Trumpet. Ha sbagliato. Niente. Che ci dobbiamo andare? Canta? Ma basta ancora? Questo qui continua a spiarci. È un problema, signore. Fatti vedere. Va bene. Hai ragione. Aspetta, posso mettere i pesci qua? Ma sai che c'è già? C'è già. Eccolo lì. Però per farmelo cucinare dovevo venire qua prima, probabilmente. Quindi se lì c'è quello, qui da qualche parte ci sarà quello degli insetti, no? Pleasant smell. Va bene. Qua. Eccolo qua, questo è il coso degli insetti. Natsuyasumi benkyou setto. Ah, vabbè. E quindi, però mi mancano ancora tutte quelle cose lì. Secondo me bisogna andare al museo, perché per fare... Boh, non riesco a capire. Vabbè. Molto carino, mi è piaciuto veramente tanto. Voi che dite, vi è piaciuto? Avrò anche notato. No, allora, quella roba lì sicuramente è per il museo Galaxy. Lo continuiamo domani.
Mi fa ridere poi che mi ha fatto scegliere il nome, ma il gioco non... non me lo fa usare. Ma cos'è il Double Content? Non c'è niente che posso comprare. Broadcast Over Sunset. Che cazzo è? Minchia, un DLC da 15 euro. Boh. Ah, aggiunge anche personaggi ed eventi. È una nuova area. Mazza. C'è un conteggio di giorni. Abbiamo fatto 4 giorni. Cioè, 3 giorni. Allora. Vi saluto. Vi mando dei termosifoni. Noi ci vediamo stasera con Ant. No, no, non dura poco. Non dura poco. Anzi, c'è, secondo me c'è veramente un botto di roba da fare. E diciamo, il gatto vuole tornare in Giappone. Va bene? Buon pranzo.